e non c'è verso, voi riuscite a estendere, senza rendervene conto, il senso del concetto di individualità persino a un fulmine. Non ve ne rendete conto, perché per voi il fulmine non è un essere umano. Ma in questo caso non sto parlando di individualità attribuita a un essere umano, ma qualcosa che entra nella vostra vita ed è portatore non di se stesso, non del suo esistere, non dell'esistere, ma di qualcosa che entra sempre nel mondo del per voi. E va lontana sempre, quindi, dalla prospettiva di cui sto parlando. Infatti, non se ne esce. No, certo. Infatti, io sto dicendo che perché voi fate così fatica a entrare nella dimensione di cui sto parlando, cioè che ogni individuo, nella sua profondità, è una struttura, cioè meglio, è inserito, predefinito da una struttura. Perché la mente si ribella? Perché la mente si ribella? Perché nella vostra vita la struttura è sempre qualcosa di arido. L'individuo, qualsiasi esso sia, è sempre qualcosa che nel momento in cui esce dall'indifferenziato, cioè nel momento in cui entra in rapporto in qualche maniera con voi, o voi lo leggete in modo particolare, porta sempre invece una caterva, piccola o grande che sia, di emozioni, di sensazioni, di minacce, di promesse, di speranze, a seconda, no? O semplicemente di bellezza, no? Di una varietà che in quel momento capita nella vostra vita. Non sempre nella vostra vita, giusto? E guardate bene che io sto usando impropriamente in questo momento il termine individualità, perché per voi l'individualità è attribuita per lo più ad un umano. Ne siete sicuri? Ne siete davvero sicuri o ve la state raccontando? Scusa, una pianta che è con voi da 20 anni e su cui avete posto le vostre attenzioni perché l'avete curata, è individualità o no? E cavoli, se è individualità, non ha la capacità autorispressiva, non risponde secondo le modalità umane, ma quanto più entra nella vostra esistenza ed è entrata, tanto più voi siete attenti a certe piccole espressioni che la pianta esprime con la sua forma. Tant'è vero che si dice, una pianta, se tu stai attento, scopri che ti parla in qualche maniera, metaforicamente si dice, perché, come dire, comincia a vivere con te una relazione più profonda, naturalmente un linguaggio improprio, ma per dire che è diventata come un'individualità. Un animale? Un animale come una rondine, che viene solo per periodi dell'anno e che ritorna puntualmente. Non è individualità per voi? È difficile. È difficile pensare che sia un'individualità. Prova a vivere in una campagna e vedere che ogni stagione su quel nido torna la stessa rondine. O almeno molte volte ti immagini che sia la stessa rondine anche, no? Certo che diventa un'individualità, ma in questo senso di cui io sto parlando, perché io so che la vostra mente dietro a questo si camuffa e dice, per me individualità soltanto l'alterità umana. Ma da quando in qua? Ma da quando in qua? Pensateci. Per voi l'esistere di ogni singolo essere ha valore nel momento in cui porta qualcosa a voi. E nel momento in cui porta qualcosa a voi, e lo porta magari con una certa qual continuità, magari non quotidiana, diventa ancor più individualità. Ma perché? Perché? Perché partecipa più attivamente, voi direste, lui non partecipa affatto, non partecipa più attivamente, voi direste, al mondo, alla costituzione del mondo vostro nel per voi. Attenti bene, il mondo vostro nel per voi non siete soltanto voi, ma un modo particolare di intendere la relazione con gli altri, attenzione bene. E questo modo di intendere la relazione con gli altri ha esattamente in sé quello che io sto dicendo. Io porto qualcosa agli altri, gli altri portano qualcosa a me. Detto in termini più banali,
un interscambio, detto in maniera più profonda, condividere qualcosa secondo le capacità di condivisione che ciascun essere ha. Quindi, scusa soggetto, quando cade sotto la nostra attenzione? Ma cade sotto la tua attenzione secondo uno schema preordinato che si continua a riproporre. Non so se è chiaro questo. Voi variate, certamente cambiate, no? Se non altro perché invecchiate, se non altro perché cadono alcune scommesse, ne fate delle altre, eccetera, eccetera. Ciò che vedete negli altri, nel mondo attorno a voi, abbiamo sempre detto, è profondamente condizionato da ciò che voi siete, da ciò che siete anche perché la società ve l'ha suggerito, proposto, e anche da come voi cambiate. Ma il mondo che voi vedete è, oso dire, predeterminato persino nel suo variare da come voi lo leggete. È chiaro. Se ciò che è importante è sempre per voi, quando arriva un fulmine e vi distrugge la casa senza magari uccidere nessuno, com'è che voi vedete questo fulmine? Lo vedete in sé, nel fatto che gli è caduto per una serie di eventi che, e ovviamente magari non riuscite a benedire quel fulmine, ma lo vedete nel suo aggregato di connessioni? Ma figurarsi, va! Lo vedete come qualcosa che ha provocato una rottura nella vostra vita rispetto alle vostre tranquillità, sicurezze, che minaccia il futuro e quindi minaccia, esercita una minaccia sul futuro nelle sue conseguenze e via dicendo. È chiaro quello che sto dicendo?